Il tema che oggi approfondiamo è un dogma della fede cristiana ed è contenuta in quello che noi chiamiamo simbolo della fede. Abbiamo infatti due simboli, che vuol dire formule di professione, di fede che i credenti cristiani professano durante la celebrazione eucaristica della domenica a una sola voce, all'unisono, proprio per indicare come un sol corpo, la stessa fede. Ecco, il simbolo cristiano, almeno nel mondo cattolico, viene riconosciuto sotto due forme: il simbolo apostolico e il simbolo niceno-costantinopolitano. Ecco, noi oggi vogliamo quindi trattare una parte di questo simbolo, espressamente un dogma contenuto all'interno del simbolo, in particolare del simbolo apostolico, ed è credo nella risurrezione della carne. Anche il simbolo niceno-costantinopolitano contiene la stessa verità, ma espresso in altre parole, affermando: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ecco, noi invece ci soffermiamo sulla dicitura del simbolo apostolico: credo nella risurrezione della carne. Dunque, se noi vogliamo fare un'indagine sulla fede dei cattolici italiani, riscontriamo che in realtà la maggior parte della popolazione italiana partecipa alla celebrazione liturgica della domenica e professa la fede, come appunto abbiamo detto. Ma secondo un'indagine che è stata svolta, soltanto il 20% degli italiani credono nella risurrezione della carne. Allora ci chiediamo a che cosa credono se non credono nella risurrezione della carne. Allora affermano di credere nella reincarnazione. Già in un video precedente ho espressamente dichiarato che la Chiesa Cattolica si pone contro la reincarnazione, affermando che non è verità la reincarnazione, ma la resurrezione, almeno per la fede cristiana. Questo perché non per togliere qualcosa alle fedi e alle religioni che credono nella reincarnazione, ma proprio perché il Dio nella Bibbia crea l'uomo a sua immagine e somiglianza e l'anima dell'uomo, l'anima di qualsiasi essere vivente è unica, ripetibile e quindi non può essere trasmigrata da un corpo all'altro, almeno questo per la fede, ripeto, cristiana. Le altre fedi, le altre religioni orientali, ecco, questo è importante ritenere, credono nella, diciamo, reincarnazione delle anime, ma questo processo lo intendono come un processo negativo, non come positivo, cioè l'anima attraverso questa reincarnazione si purifica, quindi ha un processo che tende a purificare l'anima, quindi è comunque un processo religioso che comporta un'applicazione morale nella vita presente, su questa terra, perché l'anima deve purificarsi per arrivare a uno stato di purificazione, per cui anche se si vive in un corpo con un'anima trasmigrata, questo corpo si deve impegnare a purificare l'anima. Ecco, quindi è questo un po' quello che voglio sottolineare, è che la reincarnazione nelle religioni orientali, quindi come forma religiosa, è una dinamica di purificazione, ecco, quindi di ascesi, una dinamica ascetica per la persona. Mentre tutte quelle tendenze che appunto ci spingono, no, a rendere simpatica questa pratica della reincarnazione, e quindi a vederla in modo positivo, in realtà non sono legate a religioni e a modalità, diciamo, ascetiche per poter purificare l'anima, ma a tendenze spiritiche, ecco, che spiritualizzano un po' la realtà, la astraggono fino al punto da disincarnarla. Ecco, e questa non è un processo che appartiene alle fedi e alle religioni, ma come ho appena accennato, a pratiche spiritiche, ecco, porta a quello, ecco perché in realtà
La Chiesa ci chiede di essere molto attenti quando si parla di reincarnazione, a discernere bene se si tratta di cammini, di purificazione e quindi ascetici, ecco, che mettono l'uomo, l'essere umano, in una situazione di penitenza, possiamo dire così, oppure se invece è dovuta soltanto a una tendenza che disincarna la persona e quindi fa proprio male. Ecco, quindi ci porta a praticare realtà che ci estraggono dalla realtà, dal reale. E invece Cristo ci salva proprio nel nostro corpo, con il nostro corpo, perché ci salva totalmente e ci ama personalmente il nostro Dio creatore. Ecco, detto questo sulla reincarnazione, possiamo affermare che la questione sulla risurrezione della carne, in realtà non è presa nemmeno tanto molto seriamente, lo possiamo affermare, ecco perché la maggior parte dei credenti non aderiscono a questa fede, non è molto compresa, non è capita, perché non è insegnata, non è predicata. Nelle nostre catechesi non si parla più ormai dei novissimi, ecco il tema dei novissimi, molto caro alla fede cristiana, che sono un po' le realtà che avremo dopo la morte, l'inferno, il purgatorio, il paradiso, ecco, sembrano un po' dei luoghi leggendari, invece sono proprio una realtà di fede, ecco, è realtà di fede che prendono la loro concretezza appunto dalla fede nella risurrezione della carne. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 16, e poi dal 17 e poi il 19, afferma così: se i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto, ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Quindi, ecco, anche San Paolo, no, ci avverte che la fede nella risurrezione della carne ha come fondamento la fede nella risurrezione di Cristo stesso. Ecco, nella Bibbia, possiamo dire che fin dai primi stadi della storia del popolo ebraico si nota, che una sorta di fede nell'aldilà. Inizialmente sembra che l'uomo biblico cominci a credere che dopo la morte si vada in un luogo che viene definito come Sheol, abitato dalle anime, e c'è un insieme di anime, un insieme indistinto, si va là dopo la morte, ecco. E pian piano però, lungo la storia biblica, di questo ci accorgiamo dallo studio dei testi, vero, della biblici, si comincia a percepire che l'onnipotenza di Dio possa liberare qualcuno dallo Sheol. Lo Sheol è questo luogo dove appunto si è separati da Dio, e dove tutti hanno la stessa sorte, morire, punto e basta. Ecco, è il luogo dei morti. E invece, ecco, pian piano comincia questa fede: Dio ti può liberare dallo Sheol. Lo vediamo in diversi testi, 1 Samuele 1,6 oppure Amos 9,2, eccetera. Attraverso questa fede, poi viene pian piano preparata l'idea di una risurrezione dei morti, dei giusti, no? E di questa ce ne parla per esempio il libro di Daniele al capitolo 12 versetto 2 e il libro di Isaia al capitolo 26 versetto 19. Ecco, anche Gesù ci parla della risurrezione, no? Ma anche al tempo di Gesù altri rabbini, no? Come Gesù, altri maestri insegnavano la risurrezione dei morti. Quasi tutti credevano ormai a questa verità, tranne i sadducei, che invece si attenevano agli scritti della Torah, dove non è scritto dove andremo a finire, quindi si crede in questo luogo indistinto dello Sheol. Ecco, la questione invece nel Nuovo Testamento comincia ad essere un po' più specifica, perché non si crede che i morti risorgeranno e quindi risorgeranno perché hanno seguito Dio insieme a Dio, ecco, andranno insieme a Dio e che Dio quindi li libererà dallo Sheol.
ma comincia a, nel Nuovo Testamento è piena questa fede che la risurrezione della carne è un compimento della risurrezione di Cristo stesso, cioè è proprio i morti risorgono perché vivono in comunione con Cristo. Ecco, e di questo ci è testimonianza proprio nelle stesse parole di Gesù, quando nel Vangelo secondo Luca, capitolo 23, versetto 43, Gesù stesso crocifisso dice al ladrone accanto a sé, oggi sarai con me in paradiso, e afferma proprio, dice questa parola, Gan Eden, il paradiso, no? Quindi poi non è andato molto a fondo, quindi nessuno può andare a fondo sulla questione, però sicuramente Gesù ha comunque dichiarato una fede in un luogo specifico dove le persone vengono salvate e vivono in comunione eterna con Dio. Ecco, anche Stefano, no, nel libro degli Atti, al capitolo 7, versetto 56, afferma: contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Queste parole le pronuncia mentre viene lapidato. E così poi al versetto 59 continua: Signore Gesù, accogli il mio spirito, proprio come se la sua vita, lo spirito, proprio la vita, fosse accolta, doveva essere accolta da Cristo, no? Ecco, quindi questa speranza di essere accolto immediatamente da Gesù nella comunione con Lui. Anche il quarto Vangelo, in particolare tutta la teologia che viene fuori dagli scritti giovannei, sono pieni di questa, lo conosciamo Giovanni un pochino, questa ambiguità, no? Tra un tempo che viene dato su questa terra per entrare in comunione con Cristo e il tempo della parusia, c'è questo gioco. Per esempio, ce ne accorgiamo dall'uso che lui fa del verbo menein, rimanere, che gioca sempre con la parola monos, monai, cioè i posti. Gesù dice: vado a prepararvi un posto, dove andrò, voi sarete con me. Quindi, questo posto. Che va sempre con questa questione del rimanere, no? Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Poi ancora, no? Al capitolo 15, al versetto 4, rimanete in me e io in voi. Poi ancora al versetto 9, sempre capitolo 15, il Vangelo di Giovanni, rimanete nel mio amore. Quindi questa idea del rimanere e del posto che ci fa pensare a un rapporto di stabilità nella relazione già da questa vita terrena, che però ci fa percepire che questa dimora è la comunione che diventa sempre più intensa oltre la morte, a questo compimento al di là della morte. Io vado a prepararvi un posto perché dove sono io, dove sono io, siate anche voi. Ecco, quindi questa cosa, questa ambiguità verso il futuro, questa relazione che resta per sempre. Ecco, la comunione dopo la morte, allora diventa sempre più ciò che i credenti desiderano. Ecco, lo stato dopo la morte è desiderabile proprio questa unione con Cristo. Ce lo attesta un po' la letteratura paolina. Citiamo un testo di San Paolo, i Filippesi, lettera ai Filippesi. Capitolo 1, versetto 21, dove dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. E poi inizia tutta una trattazione affermando che lui vorrebbe essere staccato dal corpo per vivere con Cristo, però e questa è un po' la sua speranza nella parusia del Signore, perché nel frattempo lui deve vivere, no, in questo corpo per servire la Chiesa. Allora, c'è anche nelle parole di Paolo, si intuisce questo stato, diciamo, transitorio tra la morte e la parusia. Ecco, quindi, cioè, quando tutti risorgeremo, no? La risurrezione della carne, la risurrezione finale. Ecco, questo stato intermedio è concepito però sempre come transitorio, e che può essere senza dubbio desiderabile sempre a causa dell'unione con Cristo. Allora, la questione è questa, che la risurrezione di Cristo
è causa della nostra resurrezione futura. San Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 21, se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. I cristiani credono nell'acqua e nello spirito, quindi nel battesimo, e credono in una rinascita alla vita in Cristo attraverso il battesimo, che è proprio la comunione, è quindi la nostra vita in Cristo, che inizia con il battesimo, si compie nell'eternità. Ecco, questa tensione, ecco, che tutti i credenti hanno verso la parusia del Signore, perché quando moriamo è il primo passaggio, no? Ma poi c'è proprio la parusia, che è la resurrezione della carne, proprio questo dogma di cui stiamo parlando, che è descritta nel libro dell'Apocalisse, capitolo 6, versetto 11. C'è proprio questa menzione che la resurrezione della carne va interpretata come un avvenimento ecclesiale, un avvenimento universale, ecco. E quindi è a questo, no, che noi, che i credenti attendono, questo compimento totale in Cristo. I credenti attendono Cristo e non un'altra esistenza terrena simile a quella presente. Sarà solo Cristo il supremo adempimento di ogni desiderio di un credente cristiano. Ecco, credere la risurrezione della carne è credere appunto la salvezza del corpo, nel corpo. Infatti, la stessa formula, credo nella risurrezione della carne, è entrata nel simbolo apostolico dopo molti altri, diciamo, interpretazioni di questa realtà, di questo dogma. E sotto questa formula è stata posta nel simbolo proprio per evitare un'interpretazione spiritualista della carne, e quindi di tutto quello che è il corpo, così come l'eresia gnostica faceva credere, no? Ecco, nel Concilio di Toledo, siamo nel 675, si afferma queste parole, che la risurrezione avviene non in una carne aerea, pensate, o in un'altra qualsiasi, ma in questa carne in cui viviamo, sussistiamo e ci muoviamo. Allora, questa disposizione dogmatica tiene presente sia il dogma della comunione dei credenti, in Cristo risorto, ma anche delle testimonianze, che, il Vangelo stesso, i Vangeli, ecco, ci trasmettono sulle apparizioni del risorto. Perché se noi prendiamo un attimo in esame le apparizioni del risorto, appare questo verbo ofte, che significa vedere, quindi questo tema della vista che è centrale, ma è anche ambiguo, perché all'inizio il risorto non viene riconosciuto. Poi, alla fine, invece, quando viene riconosciuto, si manifesta come una trasformazione gloriosa di questo corpo, cioè come corpo glorioso. Ecco, allora, è questo, no, quello che si intende, che nella risurrezione finale, la nostra carne sarà conforme al corpo glorioso di Cristo. Il Concilio Lateranense IV nel 1215 ancora ribadisce questo dogma: tutti risorgeremo con il proprio corpo che qui portiamo, viene scritto. E anche i padri della Chiesa, comunque, no, di antica tradizione, hanno affermato la fede nella risurrezione dei corpi. Tertulliano, nel De Resurrectione Carnis, scrive: la risurrezione dei morti è la fede dei cristiani. Credendo in essa siamo tali, cioè siamo cristiani. Sant'Ireneo ci parla invece della trasfigurazione della carne, perché essendo mortale e corruttibile, diventa dopo la morte immortale e incorruttibile. Ecco, e soprattutto si compie questa incorruttibilità, immortalità nella risurrezione finale. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al punto 990, recita così: la risurrezione della carne significa che dopo la morte non ci sarà soltanto la vita dell'anima immortale, ma anche i nostri corpi mortali riprenderanno vita. E poi aggiunge: il come, però, supera le possibilità della nostra immaginazione e del nostro intelletto. È accessibile solo nella fede. Ma la nostra partecipazione all'Eucaristia
ci fa già pregustare la trasfigurazione del nostro corpo per opera di Cristo. Queste sono le parole del Catechismo della Chiesa Cattolica. Anche la liturgia della Chiesa ci fa veramente entrare in questo mistero, in questo dogma, ci fa celebrare, no? Il dogma della risurrezione della carne attraverso dei simboli importanti da comprendere, perché comprendendo i simboli entriamo nel mistero. Il cero pasquale, per esempio, durante i funerali viene acceso proprio a simboleggiare la presenza del risorto, perché ogni carne poi sarà veramente inserita nel corpo del risorto. San Paolo in Lettere ai Colossesi, capitolo 1, versetto 18, afferma: Cristo è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. Ecco, poi c'è un altro segno, l'incensazione del corpo del morto, che non è altro che una proclamazione e celebrazione del corpo defunto, che è tempio dello Spirito Santo. Ecco, pegno della vita futura, della vita, nella risurrezione finale, nella parusia. E poi c'è l'espressione dell'acqua battesimale, che lascia emergere proprio come la vita di ogni credente, la vita terrena di ogni credente, di ogni battezzato, è già una vita nascosta con Cristo in Dio, come dice San Paolo, sempre nella Lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 3. Allora, compresa questa verità, ecco, non possiamo più aggiungere nulla. Ecco, questa è una verità da accogliere con fede e per la fede. Tutte le domande tipo come risorgeremo, che corpo avremo, ecco, possiamo approfondirle, cercare nella tradizione della Chiesa come appunto cerchiamo di fare, ma è importante sapere che di fronte al mistero, a questo mistero, bisogna veramente usare la fede, bisogna vivere nella fede e accoglierlo e poi viverlo nella fede. Solo così la fede nella risurrezione della carne, oltre a costituire una speranza di vittoria sulla morte, cambierà il nostro vivere oggi nel mondo. Perché? Perché crederemo sempre di più e vivremo sempre di più questa verità, che il corpo è il luogo della salvezza per ciascuno di noi. Nel corpo c'è tutta la nostra storia, quella del nostro rapporto con gli altri, con Dio, con il mondo, con le creature, con la natura. Allora, davvero, di fronte a questo mistero, aiutiamoci a credere che nulla di ciò che abbiamo costituito e abbiamo potuto incontrare, realizzare e vivere in questa nostra vita, tutto quello che può aver veramente formato la nostra persona, non andrà mai perduto.